a futura memoria. La consegna della reliquia di Sant'Andrea nella cattedrale di Amalfi. Giorno 11 novembre del 2017, alle ore 11, io, Francesco Anastasio, sono stato testimone della consegna e del posizionamento del frammento del corpo di Sant'Andrea nel nostro reliquiario in argento. Nella sagrestia della cattedrale di Amalfi, il parroco Don Antonio Porpora e della presenza del nostro parroco Don Antonio Scordo e dei signori Michele e Giovanni Luca, ha estratto da un armadio uno scrigno ben sigillato che conteneva dentro un sacchetto di velluto rosso alcune reliquie dell'Apostolo. Ne ha consegnata una di circa 2 centimetri di altezza per 10 mm di spessore all'addetto signor Andrea Laudano, che con molta cura e con dei passaggi molto rispettosi ha iniziato la sistemazione. Ha modellato dei dischetti in carta dal diametro di 5 centimetri, uno bianco ed uno rosso, ed ha intagliato il bianco in modo da evidenziare la croce decussata. Dopo aver incollato il frammento su questo dischetto al centro della croce, l'ho posizionato all'interno dello spazio del reliquiario. Ha proceduto ad infilare dei fori appositi, dei fili di canapa che serviranno per la sigillatura. Di seguito ha fatto colare della ceralacca rossa sulla quale ha impresso il sigillo con l'effigie di Sant'Andrea. Questo è stato il primo atto al quale abbiamo assistito con molta devozione e forse con un pizzico di incredulità, ma con la certezza che la reliquia del santo sarebbe venuta con noi nella nostra chiesa ed essere conservata per sempre. Terminata questa prima sistemazione, la sacra reliquia è stata conservata in cattedrale per la consegna del giorno dopo. Domenica 12 novembre 2017, alle ore 10. Appuntamento in cattedrale con l'emozione e la consapevolezza di essere artefici e testimoni di un evento di grande devozione nei confronti del primo apostolo Gesù, dal quale non possiamo che ricevere benedizioni. Siamo entrati nella cattedrale per la celebrazione eucaristica. Alla fine della Santa Messa, celebrata unitamente al nostro vicario generale, Monsignor Giuseppe Varrà, e al reverendo Don Antonio Porpora, il momento di enorme commozione della consegna della Sacra Reliquia. Il decano, Monsignor Riccardo Arpino, del capitolo cattedrale, ha consegnato nelle mani del nostro vicario generale il reliquario subito dopo affidato a Don Antonio Scordo. Si è concluso certamente nel migliore dei modi un nostro grande desiderio, in un'atmosfera di grande felicità e di enorme spiritualità. Alla fine della celebrazione della Santa Messe ho rivolto parole di ringraziamento. Presenti alla cerimonia, oltre ai fedeli che gambirono la chiesa, il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, unitamente a una rappresentanza di gioiesi, Antonio Mollica, Biagio Russo con la consorte Chetti, sorridenti, Andrea Torre e la figlia Stefania, Francesco Anastasio, Michele Luca ed il figlio Giovanni, Leonardo Albonico, Dina Albonico con il consorte Sergio Grassia, Filomena Scala e Gaetano Camera. Infine, foto ricordo nella cripta della cattedrale dove sono conservati i resti mortali di Sant'Andrea. Si conclude così una giornata indimenticabile che rimarrà nel nostro cuore per sempre. Dopo aver dovuto i preparativi per adornare la nostra statua di Sant'Andrea con il reliquiario e dopo la decisione di fissarlo al petto, sera del 25 novembre del 2017, la statua del santo, sorretta da una moltitudine di oriundi amalfitani, in una chiesa colma all'inverosimile, fra i canti di Osanna, la statua di Sant'Andrea ha fatto il suo ingresso solenne nella nostra chiesa. Sistemata la statua ai piedi dell'altare, riceve la devozione di tutti i fedeli presenti. Si conclude nei migliori dei modi un grande desiderio atteso da molti anni e la devozione di Sant'Andrea rimarrà nei secoli presente nella nostra città.
Gioia Tauro, 25 novembre 2017. Francesco Anastasio.